SIS Life Brain SIS Roma in finale Under 20, siamo con Sofia Scacco e Federica Troncanetti. Complimenti per questo obiettivo raggiunto. Per voi è stata una stagione molto intensa, avete disputato sia il campionato di A2 che quello Under 20. Che sensazioni si provano? Siamo molto contente perché grazie al campionato di A2 siamo riuscite a crescere tantissimo, perché ci siamo scontrate con squadre sicuramente superiori a noi, ma nonostante questo siamo riuscite a rimanere compatte e a far vedere che nonostante siamo giovani vogliamo vincere. Infatti, per fortuna siamo arrivate a disputare anche la semifinale playoff. Allora, invece Sofia, anche tu protagonista in questo campionato, hai fatto parecchi gol. Sensazioni dopo questo obiettivo raggiunto? Sì, sono molto contenta per l'obiettivo che abbiamo raggiunto e non vedo l'ora di andare a Trieste per giocare una Final Four con tutte le mie compagne, perché so che possiamo fare tanto. L'obiettivo è quello di vincere? Ovviamente. Anche per te presumo insomma che sia la stessa cosa, perché avete anche dimostrato di avere le qualità e poi comunque avete integrato anche con le ragazze che già orbitano nella prima squadra. Noi non vediamo l'ora di far vedere quanto siamo pronte e compatte a battere tutti, speriamo. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Mister, allora, alla fine del campionato di A1 ci eravamo lasciati con la promessa che 3 squadre su 3 della giovanili sarebbero arrivate alla fase finale per lottare per lo scudetto. Il primo obiettivo con l'Under 20 è stato raggiunto. L'avevo promesso, mi complico sempre la vita da solo. No, ci teniamo, sicuramente ci proviamo. Sicuramente abbiamo buoni gruppi, però ci sono anche gli avversari e quest'anno è molto selettivo, diciamo, l'accesso alle finali, perché comunque passare una squadra su 4, 3, 2, perché poi ci sono state le rinunce, però ci sono tante squadre carine, basta che sbagli una partita, mezza partita e rischi magari di uscire. E quindi in questo girone siamo stati bravi, diciamo che il valore delle squadre anche per età media, nonostante neanche noi abbiamo 2001 di categoria, però c'era un po' di divario, quindi abbiamo fatto vedere che c'era un po' di divario. Sicuramente alla finale ci saranno le migliori 4 e saranno partite molto molto combattute. Però andiamo con l'aspirazione di arrivarci ancora più pronti per provare a vincere il titolo. Sia Trieste che Catania e anche naturalmente voi giocherete anche con ragazze che hanno già maturato un'importante esperienza in prima squadra, però anche quelle che hanno militato in A2 si è visto insomma che hanno avuto un aiuto importante per arrivare poi preparate a queste finali. Sicuramente i campionati di A2 e di A1 preparano, sicuramente c'è il grosso lavoro anche di Steven Luotto sulla giovanile, perché tutte quelle che sono sotto età si fanno trovare pronte. Credo che poi di fondo però sia veramente, almeno per noi, un discorso che in questi 2 anni di difficoltà abbiamo, grazie al Presidente, abbiamo continuato a lavorare forte e arriviamo a questo finale di stagione particolare, con delle finali particolari, però con grossi numeri. Qualità buona, ma tanto inizio di identità e tanti numeri, tante ragazze motivate, vogliose, compatte. Questo inizio a vedere una forma che mi inizia a piacere. Non so ancora che forma è, ma è una forma. Quindi come per la squadra, anche questo non è un punto di arrivo, ma di partenza per fare ancora meglio. No, ma in generale la giovanile è una cosa bellissima, è vitale farla, fare le finali, quindi è stata una grossa sofferenza in questo periodo, però nella mentalità delle ragazze deve essere un bellissimo punto di partenza, perché poi il percorso per diventare atlete di livello è sempre lungo. Perfetto, grazie, in bocca al lupo.